Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. A conclusione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ecco a voi 10 curiosità proprio sul Festival di Sanremo. Io sono ignorante, quindi sono andata a cercare su internet, però mi faccio una cultura anche io. Sanremo non è il santo della città dove si svolge il festival, in realtà il suo patrono è San Romolo. Guarda caso. Quale coincidenza della vita è fatto apposta, penso, non lo so se è fatto apposta. Il fatto che una città si scriva Sanremo e poi il padrone è San Romolo. Poi, seconda curiosità. Sanremo, ricca di giardini e fioride imprese, sono diventata cinese pure io, che ho fatto un video su come cinese, è nota come la città dei fiori. E infatti il festival è noto per le meravigliose composizioni floreali che ogni anno impreziosiscono il palco e gli ambienti degli eventi collaterali alle serate principali. Quindi la città dei fiori si chiama Sanremo perché ha questi giardini, imprese botaniche, non sapevo, però comunque è una cosa in più che da sapere, insomma, anche se si visita la città di Sanremo oltre il festival. Terza curiosità, l'Ariston. Nel 1977, con una sola eccezione nel 90, il Festival della Canzone Italiana è ospitato all'interno del maestoso teatro Ariston, che sappiate tutti, insomma, penso, divenuto ormai un vero simbolo della cultura musicale del nostro paese. Prima la manifestazione si teneva in una sala del rovinato Casinò di Sanremo. Che cosa è successo nel 90 che non si è fatto all'Ariston? Chissà, lo vedremo dopo, ce lo dirà, non lo so. Vedremo. Quarta curiosità, l'esordio. La prima edizione del Festival di Sanremo si tenne il 29 gennaio 1951 come un tentativo di ravvivare il turismo locale, anche nel corso della stagione invernale, quando le città di mare sono vuote e molto poco frequentate. Lo capisco perché io vivo in una località di mare, certo non è neanche troppo frequentata d'estate, però vedo che d'inverno non c'è un cane, mentre l'estate è un po' più. Si vive insieme, no? Si ravviva un pochino la città. Comunque, continuiamo, vediamo. Quell'anno vince Nilla Pizzi con la canzone Grazie dei fiori, ma l'evento venne un po' snobbato, anche perché oltre alla vincitrice parteciparono solo altri due concorrenti, Achille Tognali e il duo Fasano. Quindi un po' così, no? Cioè, una cosa sperimentale, ovviamente, la prima cosa, prima edizione, quindi un po' snobbata, poverino. Continuiamo. Comunque, dal 1955, però, quando il festival cominciò ad essere trasmesso sulla neonata Rai, prima si poteva vedere, ascoltare, scusate, solo per radio, iniziò il successo che porterà la manifestazione a diventare un appuntamento fisso e seguitissimo da tutti. Quindi solo perché l'hanno trasmesso sulla Rai o solo perché, insomma, era bello e figo, non lo so. Comunque, entrambe le cose hanno fatto un boom, e quindi dal 55 alla fine, quindi alla quarta edizione, alla quinta edizione, ha cominciato un po' a essere a farfalla, insomma. Quinta curiosità, Volare. La canzone nel blu dipinto di blu, che tutti però conoscono come Volare per via del celebre ritornello, è probabilmente la canzone italiana più famosa di sempre. Nel mondo tutti la conoscono e il suo autore, Domenico Modugno, la presentò proprio al Festival di Sanremo nel 1958. Ovviamente vinse la competizione, questo lo sapevo ovviamente che vinse lui. Mi sembra che abbia vinto anche Eurovisione. Numero 6, il presentatore più presente. È il mitico Pippo Baudo, lo showman che per più volte ha tenuto le redini del festival, ben 13 edizioni. L'ultima volta è stata nel 2008. Sul podio un altro mostro sacro della televisione nostrana è Mike Buongiorno per 11 edizioni e poi Nunzio Filogamo, non so chi sia, per 5 edizioni. Vabbè, Pippo Baudo e Mike Buongiorno sapevo che comunque avevano presentato diverse volte per diversi anni Sanremo, ma non così, così tanto. 13 anni ha fatto Pippo Baudo.
Numero 7, Queen e Ribelli, questa la so, cioè solo a leggere il titolo questa la so, perché io ovviamente sono fan di Queen e quindi questo lo so. Ogni anno a Sanremo, oltre ai cantanti in gara, si esibiscono anche super ospiti di livello internazionale, ma non sempre va tutto per il verso giusto. Nel 1984, ad esempio, salirono sul palco i Queen, uno dei gruppi rock più celebri di tutti i tempi, ma il cantante Freddie Mercury fu imposto di cantare in playback, ossia muovendo solo la bocca su una base già registrata. Freddie non la prese molto bene per protesta e durante la performance allontanò più volte il microfono della bocca da così svelare il trucco. Questo lo sapevo, cioè Freddie, sempre, sempre lui che fa, cioè ovviamente gli sono stati imposti, diciamo, queste canzoni in playback. Quindi bravo Freddy che ti sei ribellato. Dico una cosa contro un po' il Festival di Sanremo, ma dovrebbe essere una competizione dal vivo. Poi ovviamente Freddy e i Queen non erano concorrenti, ma super ospiti. Però insomma, che tu mi fai cantare Freddie Mercury, scusami, in playback, ma che gusto c'è, voglio dire, fateli cantare dal vivo. Cioè, avete i Queen a Sanremo, porca miseria, fateli cantare dal vivo. Infatti poi figura in merda, perché Freddy ha fatto fare figura in merda, perché ha svelato, cioè ha fatto proprio vedere che lui cantava, cioè ha allontanato il microfono, lui non cantava e faceva sentire che comunque c'era la musica di sottofondo, quindi l'ha fatto sgamare niente. Quindi, Numero 8, i King del Festival. I più vincenti della storia di Sanremo sono i cantanti Domenico Modugno e Claudio Villa, entrambi con 4 trionfi, di cui uno proprio in coppia del 62. Curiosamente, una star senza tempo come Mina, che ha scritto in pagine intere della storia musicale italiana, non è mai riuscita a vincere nemmeno un'edizione. Quindi, tra chi ha vinto di più e chi ha vinto di meno, Modugno, Claudio Villa e Mina. Io ho mia nonna che era una grande fan di Claudio Villa e il fatto che mia mamma non lo sopporta. Io Modugno lo conosco, mi piace anche Mina mi piace molto, ma Claudio Villa non ho mai provato ad ascoltarlo e mai ci proverò mai. Non so, voglio dire, non, a parte degli altri tempi, mia nonna ha 100 anni, è nata nel 21, 1921, quindi voglio dire, ai tempi suoi, quindi non mi interessa, cioè neanche la figlia in realtà mi è suscita interesse, anche se comunque mi piace la figlia come canta, Manuela Villa, mi sembra si chiami, e ha cantato le canzoni di Pocahontas. Poi, 9, penultima curiosità, le sconfitte di successo. Nelle storie di Sanremo sono molti i casi in cui canzoni giudicate negativamente dalla giuria si sono poi rivelati delle vere hit ascoltate da tutti. L'esempio più eclatante è senza dubbio Vado al massimo di Vasco Rossi, arrivata ultima nel 1982, ma diventata una delle canzoni più famose dei nostri tempi, ci credo pure. Curiosamente, l'anno dopo Vasco si ripete sfornando un flop a Sanremo, la sua vita spericolata arrivata penultima, che però successivamente viene un successore. Ma grazie, cioè scusate, fate arrivare ultimo e penultimo Vasco Rossi, che poi ok, si è rivalutato. Questo per dire che in realtà non perché si arriva ultimo vuol dire che non si può fare successo nella vita, certo, magari è scoraggiamento del momento, però insomma, questo non vuol dire che non ci possiamo riscattare poi in seguito a una sconfitta. Anni dopo, anche Adriano Celentano, cos'è sto casino? Aveva masticato amaro con la sua I ragazzi della Via Cluck, non arrivando nemmeno in finale. Eppure oggi è una delle hit immortali del nostro patrimonio musicale, vabbè, culturale, musicale, sì, anche. Poi l'ultima curiosità su Sanremo, un format rivisitato. Allora, oggi siamo abituati a pensare a Sanremo come una gara tra cantanti che propongono i loro brani. Nelle prime edizioni però non era affatto così. A competere erano i singoli brani, i quali venivano eseguiti da un numero ristretto di artisti. Nella già citata prima edizione del 51, ad esempio, gli interpreti erano tutte e tre le canzoni 20. Quindi è capito nel tempo, a parte sono passati 70 anni, voglio dire, ci credo anche. Comunque, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti cosa avete pensato di questa edizione appena passata di Sanremo. Spero vi sia piaciuto. Ovviamente, io la guardo come ogni anno perché mi piace, anche se.
insomma, un po' lunga. Ci credo che inizia alle 20:40 e finisce mezzanotte, l'una di due, non lo so, non mi ricordo manco più. Stavo mezzo a dormire alla fine, insomma, voglio dire. Comunque, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!